Quasi sicuramente capiterà anche a te a volte di cercare una cosa, ma trovarla diventa quasi impossibile, comportando una gran perdita di tempo. Per quanto si cerca infatti di tenere in modo relativamente ordinato nei vari cassetti, è sempre un'impresa e passa la voglia di fare le cose, oltre al fatto a volte anche di dimenticare di averle, soprattutto quando si tratta di minuterie di vario tipo che possono andare da componenti elettronici, bulloneria, e quant'altro richieda una sistemazione più ordinata e a portata di mano nel minor tempo possibile. È questo? No, non è questo. Eppure lo avevo messo qui, ma dove l'ho messo? E si è rovista senza concludere nulla per molto tempo. L'ideale è questa cassettiera con 30 cassetti portaminuterie della Stanley per organizzare tutte quelle minuterie di cui hai bisogno giornalmente o per i tuoi hobby, per avere tutto a portata di mano senza perdite di tempo. E questa l'ho trovata in questi giorni al prezzo di 13,15 € ed è il più basso in circolazione al momento. Cassetti disposti su 6 colonne. Plastica nella norma. Rigida nell'egualità rispetto al prezzo. Con una misura di 36,5 cm di larghezza. cm di altezza. In una profondità di 15,5 cm. Ogni cassettino scorre su una guida alla cui estremità è presente un fine corsa e per estrarlo basta sollevarlo in questo modo ed esce fuori. Sono realizzati in polipropilene flessibile che personalmente preferisco a quelli rigidi, in quanto sono indistruttibili nel caso in cui dovessero cadere. Hanno una lunghezza di circa 13,5 cm, una larghezza di 5 cm e mezzo ed un'altezza di 3 cm e mezzo. Come dicevo appunto prima, ogni cassettino scorre su queste guide, quindi non c'è il pericolo che si trascina dietro né quello sotto né quello sopra, come succede invece su altri tipi di cassettiere. Ogni cassetto presenta delle feritoie per poter mettere dei divisori che però non sono inclusi. Potrete però realizzarli come ho fatto io con della plastica ricavata da contenitori di cotonfioche, che opportunamente tagliati a misura ed inseriti nelle feritoie qualora si volesse ulteriormente suddividere il cassettino. Ogni cassettiera può essere impilata con un'altra. Sulla parte superiore, infatti, presenta quattro fori, uno per ogni angolo, mentre nella parte sottostante ha quattro piedini che vanno ad incastrarsi nei fori di quella sottostante, permettendo un impilamento ordinato e lineare. Nella parte posteriore sono presenti dei fori per permettere di ancorarla al muro con degli stop o a pannellature in legno con delle viti, dando in questo modo stabilità al tutto o nel caso si vogliano montare sospese. Il montaggio è semplice e alla portata di tutti. Una volta messa in bolla, si segna il punto in corrispondenza dell'asola nel punto più alto e si ripete la cosa per gli altri tre punti di ancoraggio.
si praticano i fori per gli stop in caso di pareti in muratura, o si avvita e poi si svita una vite in caso di pannellature in legno, o si fa un foro. È sempre la stessa cosa. Una volta terminato, si posiziona la cassettiera con le asole di aggancio in corrispondenza dei fori appena fatti. Quattro viti e quattro rondelle e si avvita il tutto, senza però ancora stringerle fino a battuta. Si mette perfettamente in bolla e alla fine si stringe il tutto. Trovi il link della cassettiera nella descrizione del video cliccando su altro. Nel frattempo comincio a trasferire tutto nei cassettini per avere tutto ordinato e alla portata di mano. Ed anche per questo video è tutto, e se trovi di tuo interesse ciò che faccio, lascia un like, un commento e condividi con chi conosci. E soprattutto ti invito ad iscriverti al canale attivando la campanella delle notifiche su tutte per essere avvertito quando pubblicherò nuovi contenuti. E tutto questo per te è gratuito e per me è di grande aiuto per la crescita del canale e la creazione di nuovi contenuti. Un saluto da Frank, ciao e alla prossima!